Ricordarvi che le settimane scorse abbiamo ascoltato delle parabole di Gesù che erano ambientate nella vigna, e la vigna è luogo di lavoro e di fatica. La parabola invece che abbiamo appena ascoltato è ambientata in un luogo di festa, cioè in un banchetto. C'è un re felice per le nozze del suo figlio, e allora vuole bandire il banchetto e invitare il regno perché partecipi a questa gioia. Il re è mio padre, il figlio è Gesù. Le nozze sono l'unione tra l'umanità e Cristo, che è il sogno di Dio. Dio desidera proprio questo, che l'umanità diventi la sposa del suo figlio e noi, uniti a Cristo, possiamo essere presentati al Padre come una umanità nuova, somigliante a Cristo. Questo è il regno di Dio, attenti. Noi spesso pensiamo che il banchetto, il regno, è qualche cosa a venire, il paradiso. Mentre invece Gesù dice che il regno è qualcosa che comincia qui sulla terra. Perché è qui che noi uomini ci sposiamo, facciamo l'alleanza con Cristo. E questa alleanza avviene alla maniera di un banchetto. Ora noi quando dobbiamo andare al banchetto di nozze oggi, dobbiamo spendere un po' di soldi, di euro, primo perché bisogna fare un bel regalo agli sposi, perché in qualche modo dobbiamo, tra virgolette, sdebitarci dell'invito, e poi solitamente in occasione delle nozze di qualcuno si compra un peraltro nuovo, perciò un invito a nozze costa. Non era così ai tempi di Gesù, prima di tutto si mangiava poco, dico che si mangiava cibi succulenti. Quando c'erano i banchetti di nozze invece che duravano più giorni, si mangiava molto, si mangiava bene, cibi succulenti, grasse di latte e in più gratuitamente. Nessuno doveva portare regali, nessuno doveva dare una contropartita per gli invitati. Era così, tutto gratis. Nemmeno l'abito bisognava procurare, perché all'ingresso della sala del banchetto ciascuno riceveva un abito che era stato predisposto da colui che invita. Perché? Perché in questo modo tutti gli ospiti erano accomunati dallo stesso vestito che piaceva a chi invita, e perciò uno doveva dire: bene, accetto volentieri tutto questo vestito che è quello che piace a colui che mi ha invitato. Ecco, in fondo ciò che dovevano fare gli invitati era assecondare l'invito, dire di sì. Allora attenti a questo passaggio. C'è questo re, che è il padre, che ha il desiderio di associare alla sua gioia, che è la gioia per avere questo figlio che si sposa, di associare tanti. Sapete che la gioia è contagiosa, capita a te, quando sei un po' più contento e felice, sei anche contagioso di questa felicità, vorresti che intorno a te tutti partecipassero di questa festa che hai dentro di cuore. E così è Dio. Nella festa, la cosa più importante non è mangiare e bere, ma nella festa, se badate bene, la cosa più importante è festeggiare. E a festeggiare sono i volti e gli sguardi. Tu vedi delle persone che sono accomunate dal fatto di godere lo stesso dono. E magari, siccome qui appunto si dice che entravano buoni e cattivi, e tu vedi che uno che è sempre giudicato cattivo adesso lo scopri secondo una volatura diversa rispetto a quella che conoscevi. Vedi che anche lui è capace di gioire del dono. E non tanto di accampare dei vermi, io sono qui perché sono bravo, no, sono qui perché sono invitato. Allora questo è molto bello. In questa festa
l'uomo insieme vivono, tutto fiorisce. Così ha pensato la vita di Dio. Poi è arrivato il peccato. Il peccato, sapete, che è una cosa molto seria. Non solo qualche errore, qualche difetto, qualche difetto che possiamo imputarci. Il peccato è il rifiuto di vivere la vita come comunione con il Padre. È il rifiuto di essere figli. La mentalità si è completamente cambiata da quel peccato. Se prima tutto era dono, accoglienza del dono, lode a Dio per la sua grandezza, dopo il peccato la nostra mentalità non ragiona più secondo la logica del dono, ma della conquista. Io devo diventare qualcuno, devo impormi, devo affermarmi, devo essere superiore agli altri, devo meritarmi, devo costruire me stesso. È interessante, no? Che tutti ci troviamo in una sorta di autosufficienza, ad esempio chiedere l'aiuto di qualcuno, se io sono debole, che non è vero. Quando uno chiede l'aiuto vuol dire che è una persona umile rispetto a morte. E poi qualcuno che invita a festeggiare qualche cosa del suo bene, non lo vedo come questi invitati che hanno respinto l'invito per te, ma io mi incanto, io mi devo fare, non ho tempo per che cosa? Per festeggiare la gioia di tanto, non ho tempo per lasciare entrare dentro la mia vita la vita di tanto. Ecco, questo è ciò che il peccato ha fatto, ha cambiato la mentalità, non siamo più capaci di accogliere come dono tutto quello che la vita umana. E la mentalità invece è quella di possedere, di costruirsi, di autoaffermarsi. La parabola finisce dicendo che dentro la sala del banchetto nuziale che si è riempita nel frattempo, c'è un uomo che non ha il vestito nuziale. Allora immaginate dall'ingresso quando si diceva ma prendi questo vestito, è pronto anche per te, è il vestito adatto alle nozze, è proprio quello che il padrone era vedere indossare anche da me. E questo invece dice, no, io entro con il mio vestito, io sono già pronto, sono già degno, vado già bene così. Per capire questo gesto, questo comportamento, dobbiamo ricordare che Gesù era fuori.